Buongiorno a tutti, eccomi tornata in un nuovo video. Sono qui sul soppalco, è primo pomeriggio, ma c'è già l'albero di Natale acceso. E oggi parliamo di alcuni regali di Natale. Vi faccio vedere cosa ho scelto su Wish. Ho trovato diversi regalini che farò in famiglia. Ho preso qualcosina, mi sono arrivati giusto qualche giorno fa. Quindi adesso vi mostro cosa ho scelto. Ho preso anche qualcosa per confezionare, quindi impacchettare i regali che ho scelto. Il tutto spendendo pochissimo. C'è una vastissima scelta di prodotti. Sicuramente anche voi conoscerete Wish. Si trovano miliardi, proprio miliardi di articoli dall'oggettistica per la casa, cose di cartoleria, tante decorazioni per il Natale, insomma c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Io ho già preso diverse cose su Wish anche in passato. È uno shopping molto divertente, devo dire, economico, divertente, e a volte si trovano, anzi molto spesso si trovano delle cose e si acquistano delle cose che in realtà non si sapevano neanche di volere, perché su Wish trovi il mondo, davvero il mondo. Quindi ho pensato di prendere qualcosina su questo sito per i miei regali di Natale. Una parte li ho scelti su Wish, mi sono arrivati qualche giorno fa, quindi adesso vi faccio vedere cosa ho scelto e poi li impacchettiamo insieme, perché ho preso anche qualche carta regalo proprio per confezionare i regali. Io non sapevo più cosa scegliere perché c'erano una marea di cose molto carine per confezionare i regali, però alla fine ho selezionato solo qualcosina. Adesso vi mostro quello che ho scelto, prepariamo insieme i pacchi regalo che poi andranno sotto l'albero di Natale. Parto da alcuni regalini che ho scelto per mia sorella. Lei ama queste cose, tutte le cose kawaii, sia per quanto riguarda il cellulare che la cartoleria. Cioè, lei è un amante, ne ha proprio diverse, specialmente per la cartoleria. Invece le cover, so che non ne ha soltanto una, ma si sta rompendo, quindi le ho preso due cover. Una è questa, ho scelto questa qui con in silicone, quindi morbidissima. Sicuramente protegge bene il telefono, essendo molto grossa, andrà proprio a proteggerlo bene. Con i coniglietti rosa. Secondo me questa la ama, perché proprio nel suo stile, ce n'erano tantissime, infatti ci ho messo una vita per scegliere le cover da prenderle. E dopo una cosa un po' più sobria, questa qui con il bordo tutto in lilla, con i tastini sull'azzurro e poi dietro resta, non so se vedete, sì, leggermente trasparente, poi ci sono disegnati tutti questi fiorellini. La trovo molto elegante. Secondo me anche questa le piacerà molto. E dopo ama anche i contenitori, le custodie per contenere le cuffiette, quelle Bluetooth. L'anno scorso, se vi ricordate, le ho regalato proprio le cuffiette per Natale. Quest'anno la custodia per tenere le cuffiette. E in silicone anche questa in gomma, e ho scelto questo vasettino, diciamo, con tutto scritto in giapponese, credo, con disegnate le fragole, quindi io penso che sia tipo un barattolo di, non so, marmellata alle fragole, qualcosa di questo tipo, e so che amerà questa custodia perché la conosco molto bene, lei tutte queste cose le ama, quindi sicuramente saranno dei regalini molto molto graditi. Poi per mia mamma, sempre ad aggiungere un altro regalo che le ho fatto, ho preso uno smartwatch. Ho cercato un po' di cose, un po' di articoli diversi, poi alla fine ho optato per un orologio come questo, perché non ne ha, proprio non ha un orologio in generale, e ho pensato allo smartwatch. Poi tra l'altro appena l'ho visto ci sono rimasta perché è bellissimo. L'ho già acceso per controllare insomma tutto, però non lo monto, glielo voglio proprio regalare così confezionato. Ha il doppio cinturino, perché c'è il cinturino sia in gomma color sabbia, adoro io questo colore, lo sapete. Il quadrante è tutto nero con il bordo in oro rosa, e poi c'è il cinturino in acciaio oro rosa, quindi può anche cambiare il cinturino, passare da un look, diciamo, più elegante, un orologio più elegante con la maglia in acciaio, a un orologio più sportivo, magari da tutti i giorni, con il cinturino in silicone. Ci sono i pernettini all'interno, quindi il cinturino si può mettere e togliere a suo piacimento. Ed è davvero molto molto bello come orologio per quello che l'ho pagato, per quello che costa.
È un ottimo prodotto, davvero, quindi ve lo consiglio. Comunque qui in descrizione vi lascio il link. Se cliccate trovate tutti i prodotti che ho scelto, quindi se vi può interessare qualcosa in un attimo li potete aggiungere anche al vostro carrello. Tra l'altro non so se lo sapete, ma se scaricate l'applicazione e impostate nei filtri la consegna express, in poco tempo i prodotti vi arrivano a casa. Quindi se volete anche voi prendere qualcosina per Natale, so che non manca ormai molto, però con la consegna express potete avere ancora i vostri regali in tempo per il Natale. Scusate, ma sono dovuta andare a recuperare questa pazza perché continuavo ad abbaiare. Per mio papà ho preso i guanti per la moto. Quest'anno è andato in pensione, esattamente ad aprile, e quest'estate si è comprato la moto, ha sempre amato andare in moto quando era giovane, poi non, insomma, l'ha venduta, non l'ha più utilizzata, è andato in pensione, gli è venuto il pallino della moto, si è comprato la moto e quindi ho pensato di prendergli i guanti da moto. Questi tra l'altro sono davvero di ottima qualità, che non pensavo fossero così belli e così di qualità. Spero gli vadano bene, ho preso una taglia L, secondo me sì, perché non ha una mano eccessivamente grande, però vederli così non lo so, speriamo, incrociate le dita per me. Poi l'ultimo regalo che ho preso in realtà è un regalo sia per me che per Ste, per il nostro computer di casa, in quanto la tastiera era un po' rovinata, quindi ho preso una tastiera nuova. Anche questa è molto molto bella, c'era di vari colori, rosa, azzurra, verde se non ricordo male e bianca, forse anche nera. Io alla fine ho optato per il bianco, non l'avreste mai detto, vero? Ed eccola qua. È leggerissima, va con la batteria, quindi è senza filo e io ormai utilizzo solo tastiera e mouse senza filo perché trovo tutto più ordinato e più comodo. Ed è fatta, cioè, bene, bene, bene. Infatti sono tentata di prenderne un'altra di un altro colore da regalare sempre a mia sorella da utilizzare insieme all'iPad. Secondo me c'è anche la tastiera proprio che si può abbinare all'iPad, cioè fatta benissimo e anche colorate sono proprio belle belle, però da utilizzare con il nostro computer alla fine stava bene bianca. Poi ho preso un set per confezionare appunto i regali. Partiamo dalla carta regalo. Ho scelto questo set perché c'erano diverse fantasie. Io ho delle preferite, le ho come ad esempio questa rossa con i pacchi regalo, poi questa che è la mia preferita con i candy cane, Babbo Natale, il pupazzo di neve, l'albero di Natale. Questa sicuramente la utilizzerò per la maggior parte dei regali. Considerate che è un foglio di questa dimensione. Poi c'è questa con le palline di Natale, anche questa è molto bella con tutti gli alberelli, le stelline super natalizie. Questa con i candy cane, i fiocchi di neve. E questa verde, anche questa è molto molto carina. Ovviamente non potevano mancare i fiocchettini nastri per completare i regali. Ho scelto questo nastro rosso e bianco che ricorda proprio il candy cane. Per errore ne ho presi due. Vabbè, avrò la scorta per l'anno prossimo. E per fare i fiocchi penso di utilizzare sia questo rosso e bianco che questo. Quindi abbinarli, fare diciamo un doppio fiocco. Dopo comunque insieme vediamo cosa fare. Poi ovviamente non poteva mancare il tag, perché io metto sempre un tag quando faccio i pacchi regalo. Tra i vari che c'erano ho scelto questo con la scritta Merry Christmas e la renna in nero con qualche dettaglio dorato. Molto belli. Tra l'altro questi sono tipo 100-150, quindi mi dureranno un sacco. Thank you.
pacchettino fatto, mi piace tantissimo come è venuto. Qui c'è il regalo di mia sorella. Adesso vado a confezionare gli altri. Tra l'altro, alla fine ho deciso di montare il cinturino sull'orologio, quello che ho scelto per mia mamma, così almeno se lo trova già montato, e l'altro invece glielo lascio nella scatola, così insomma ha il suo cambio. Però ho preferito montarlo alla fine. Finisco tutti i pacchettini e poi vi faccio vedere il risultato. Ho preparato tutto l'occorrente per confezionare gli altri regali e sono andata a recuperare anche questi campanellini dorati che trovo stiano benissimo con questi colori. Pacchettini completati. Sono riuscita ad utilizzare tutte carte da regalo diverse, essendo quattro i regali. Ho utilizzato poi lo stesso tag per tutte, in alcuni ho aggiunto anche il campanellino e degli adesivi, ad esempio qua e qua, e mi piacciono tantissimo come sono venuti. Considerate che mi è avanzata ancora parecchia carta e anche i nastri, quindi con il set che ho comprato si riesce davvero a confezionare parecchi regali. Ho posizionato sotto l'albero di Natale i pacchettini che ho fatto e devo dire che sono venuti benissimo, ci stanno molto bene. Finalmente anche sotto il nostro albero di Natale c'è qualche regalino, perché fino adesso non c'era nulla. Io qui in descrizione vi lascio il link di Wish e anche un codice sconto, perché da oggi per 7 giorni potete avere il 20% di sconto sul totale del vostro carrello inserendo il codice sconto Giada Fra 20. È valido su tutto, quindi già i prezzi sono bassi, più il 20% di sconto, secondo me vale la pena approfittarne. Fatemi sapere se avete già comprato qualcosa su Wish in questi anni, ma sicuramente sì, perché è un sito molto molto famoso. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, e fatemi sapere se voi avete già fatto i regali di Natale e se li avete già impacchettati, e di solito come li impacchettate, se utilizzate la stessa carta regalo per tutti, se vi piace invece alternare. Insomma, avete qualche idea diversa dalla mia per confezionare i pacchi regalo? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!